Lo sentite questo freddo che è arrivato? Perché è veramente sconcertante, fa veramente un freddo allucinante. Secondo me, io sono una che patisce tanto il freddo, sono una cosiddetta freddolosa. E beh, io vi volevo far vedere un profumo che, vi dico la verità, è da settembre che io sto cercando un profumo che sappia di pulito. Ma pu dire pulito è un po' dire tanto e niente. E ho fatto un po' delle ricerche su internet su quelli che potevano essere i profumi che sapessero di pulito, ma un pulito di lavanderia, insomma di queste cose qua, no? Un pulito come muschi, come fiori bianchi. No, volevo proprio quella determinata categoria di pulito. Poi di recente, siccome io seguo molto Insolent AR, che per me è una ragazza veramente piacevole da seguire nel suo modo così pacato, così tranquillo, così, lei è così pulita, è così dolce, ho visto che aveva ordinato un profumo e da lì ho trovato la spinta per ordinarmelo. E vi sto proprio parlando di Byredo Blanc. Eccolo qua. Io ho preso un 50 ml Eau de Parfum. Si presenta così. C'ha la custodia in cartone e poi è riposto in questo cofanetto. Eccolo qua. Byredo Blanc. Lo tengo col dito perché non vorrei che volasse per terra. Il profumo è un boccettino molto semplice, elegante. Il suo tappo è calamitato. Vi dico cosa contiene. È un profumo del 2009, è un floreale aldeidato, muschiato, legnoso, rosa, talcato. Allora, floreale aldeidico da donna è la sua definizione. In testa abbiamo pepe rosa, aldeidi e rosa. Nel cuore abbiamo fiori d'arancio africano, violetta, peonia. Nella base abbiamo note legnose, sandalo, muschio, animale. Non ha molte note, non ha molti ingredienti questo gioiello. Ed è così che io li apprezzo anche un po' di più, profumi che non sono molto elaborati. Ma se io avessi letto le note senza sentire il profumo e senza essermi un pochino documentata su internet, me lo sarei aspettato veramente molto diverso. Questo è il profumo del pulito. Il profumo. Ora vi farò ridere in questo video, lo so già. Immaginate una giornata di sole, molto ventilata, di arsura, una giornata secca dove voi tirate fuori la roba della lavatrice, la stendete e il sole che riscalda la roba appena stesa fa emanare dal basso verso l'alto il profumo del detersivo. Il detersivo classico, magari anche con un po' una punta di sapone di Marsiglia. Lui sa proprio di detersivo. A me piace tantissimo questo profumo. Lo trovo un profumo più indicato nella stagione primaverile estiva, ma io lo sto dando perché mi è arrivato l'altro giorno e lo sto dando che fa un freddo becco. E diciamo che io questo lo trovo un profumo passepartout, nel senso quando si ci alza al mattino e si pensa quale profumo mi do oggi? E se siamo indecise, questo qui va sempre bene perché sa di detersivo, di pulito. Non lo trovo proprio un profumo, lo trovo come se
Lui si appiccica molto bene alla pelle, all'indumento e diciamo che sull'indumento si sposa benissimo perché sembra appunto che la maglia l'avete appena ritirata da stesa, ecco, e che sopra c'è rimasto il profumo del detersivo che sa di pulito. È un profumo veramente particolare. Io di questo genere non ne avevo neanche uno e sono contentissima di averlo trovato perché quando ho voglia di sentirmi pulita, fresca, leggera, ma non profumare di violetta, profumare di rosa, profumare di vaniglia, no, perché non è un profumo dolce, non è un profumo fiorito, è veramente un profumo di pulito detersivo. E quindi è particolarissimo, poi bellissima la scatoletta e oltretutto ha anche la garanzia. Io ho acquistato questo profumo, nonostante che io ogni tanto lo critico e ogni tanto poi alla fine ci compro sempre su Notino e l'ho pagato decisamente molto meno perché è un profumo caro, di nicchia, artistico e l'ho pagato decisamente meno perché Notino mi ha anche inviato una cartolina con una percentuale di sconto da applicare già su un profumo scontato, quindi sono riuscita ad acquistarlo a meno prezzo. È un profumo veramente buono. Io sono contenta perché il profumo è veramente originale ed è molto recente. E anche perché oltre al test di Check Fresh che ho sul PC, ho anche un programma sul telefonino che il mondo di Sara mi ha passato, mi ha detto scaricati questo programmino sul telefonino, voi andate a codificare il codice a barre. Vi dice subito a cosa corrisponde dal codice a barre. Se per caso non trova subito la corrispondenza, voi fate search with Google e vi manda direttamente al profumo. Quindi sono più che sicura con questi due test che il profumo è ok. E io mi difendo così. Io vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto. Io comunque questo è un profumo che mi sento di dire andatelo a sentire perché è molto molto particolare. Io non ne avevo nella mia collezione così e volevo proprio un profumo che sapesse di detersivo, di pulito, di fresco. Ed è un profumo oltretutto che dura parecchio. Sì, è un profumo che va rispruzzato dopo almeno 5 ore, ma già 5 ore è buono. Sentitelo se potete, perché è veramente un buon profumo. Io vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona giornata e saluto Insolent AR. Ciao ragazze!